rubrica Dalla terra alla padella. Sono con Anthony Marra, il patron chef e Franco Di Dio, executive chef, al ristorante Bistrò di Anthony Marra. Anthony, stupiscici con i tuoi suggerimenti. Ciao a tutti, benvenuti nella mia cucina. Sono lo chef Anthony Marra, qui accanto a me c'è il mio executive Franco. Per la ricetta che stiamo presentando sarà un piccolo aperitivo finger food. Andremo a preparare il nostro cilindro di pasta a vino con tre varianti di spumosi all'interno. Per la nostra ricetta occorrono 400 g di farina zero, 100 g di semola, 200 g di acqua, 8 g di lievito di birra, un cucchiaino di zucchero. 60 g di vino bianco, 12 g di sale e 20 g di olio. Andremo ora a comporre il nostro impasto. Allora, Franco, versiamo la farina sul nostro tavolo d'acciaio. Noi, ovviamente, avendo il, il bancone d'acciaio, usiamo quello, ma a casa le nostre signore e le nostre mamme potranno usare la classica spianatoia in legno. Versiamo tutte le polveri, quindi la farina zero la nostra semola rimacinata, il nostro lievito al centro, iniziamo ad aggiungere un po' d'acqua e successivamente andremo ad inserire il nostro composto fatto di olio e vino che è stato stemperato per qualche secondo. Inizieremo ad impastare ovviamente dal centro andando pian piano verso l'esterno e quindi a far assorbire alle polveri il liquido che noi abbiamo incorporato pian piano a creare un impasto omogeneo ma rustico. Ovviamente è chiaro che, in base anche alla temperatura che c'è, diciamo esternamente, la farina potrebbe richiedere qualche goccina d'acqua in più, lì sta a noi, diciamo, toccando la pasta, quindi sentendo quello che il nostro impasto ci sta comunicando, decidere di avere un impasto bello tenero, fluido e liscio. Stiamo procedendo gradualmente ad incorporare la restante acqua prendendo la nostra farina ed incorporandola al centro in questo modo piccoli movimenti non serve questo è un consiglio non serve premere non serve strappare non serve sono piccoli gesti ci vuole solo un po di pazienza la cucina ha bisogno di un po di tempo ma soprattutto ha bisogno di tanto amore quindi prendiamoci cura dei nostri impasti e sicuramente ci daranno la soddisfazione che noi cerchiamo Già l'impasto inizia a prendere una forma, quindi tecnicamente si chiama incordatura dell'impasto, si sta creando la maglia glutinica in maniera tecnica, ma per capirci la struttura delle farine con l'acqua sta creando la forza, si sta rinforzando, sta creando un'elasticità in questo caso. Come vedete va preso l'impasto, spinto verso l'estremità esterna, e pian piano andremo a ruotare il nostro impasto in maniera tale che venga lavorato tutto in modo omogeneo. Siamo quasi alla fine del nostro impasto. Come vedete ci sono voluti pochissimi minuti. Questa ricetta è nata tempo fa con Franco. Avevo deciso di valorizzare una cosa, una portata del nostro territorio. Una delle più comuni era il calzone. Allora, cosa abbiamo fatto? Sì, nel frattempo, Franco. Mettiamolo in una bowl così lo facciamo lievitare. Cosa abbiamo pensato di fare con Franco? Di scomporre una ricetta. Quindi abbiamo preso il classico impasto al vino che è quello che abbiamo appena eseguito e lo andremo a rivoluzionare leggermente in chiave moderna. Ma non trascurando quella che è la nostra tradizione del territorio. Cioè, andremo ora a farvi vedere come da una ricotta di capra noi faremo uscire. Delle mousse e delle salse che faranno la loro scena, il loro effetto, e quindi per chi inviterà qualcuno, per chi farà una cena, avrà l'effetto wow, che è quello che in cucina non deve mai mancare. Ora mostriamo Franco l'impasto: prendiamo il nostro impasto, sì, lo mostriamo in modo tale che, vedete, l'impasto presenta delle leggere rugosità, non fa niente. Nel momento in cui il lievito andrà a fare la sua azione di incorporare aree, di dare la spinta al nostro impasto, automaticamente quelle lievi striature diventeranno omogenee e noi in questo caso non abbiamo né surriscaldato l'impasto né creato uno strappo o un ritaglio all'interno che potrebbe darci poi un risultato errato. Bene signori, nel frattempo che il nostro impasto raggiungerà la sua lievitazione, vi annuncio già che ci vorranno più o meno intorno al paio d'ore, noi andremo a preparare la nostra salsa. Quindi procederemo con, prendiamo la nostra ricotta rigorosamente di capra, la andiamo ad ammorbidire, potete usare una forchetta se non avete la spatola, potete usare un cucchiaio, addirittura se state in casa vi potete mettere un guanto e usare anche le mani, non è un problema. Ci andremo ad aggiungere per stemperare un po' la nostra ricotta della panna fresca. Ovviamente non comprate le panne vegetali, un consiglio, andate in latteria, fatevi dare la panna, che sia panna e quindi che abbia un sapore, una struttura, un gusto. Andremo a miscelare la nostra ricotta con la panna fino a quando otterremo un composto bello vellutato e setoso da poterlo manipolare, spalmare per bene. Aggiungiamo, sì. Stiamo stemperando la nostra ricotta, semplicemente schiacciandola, pigiandola, quindi veramente molto molto semplice da eseguire questo piatto. Io ci aggiungerei franco un altro cucchiaio di panna. Sì. Ovviamente poi la ricetta la fate personale, cioè eh, se a voi piace un po' più duro il composto aggiungete meno panna, se lo volete un po' più fluido che magari eh, avete, avete ospiti, la mattina dovete preparare il tutto e servirlo a mezzogiorno, potete farlo un po' più duro in maniera tale che non sleghi, quindi potete gestire la vostra ricetta veramente come volete. Fatta la nostra base di ricotta e panna mantecata procederemo con un mixer. Quindi in questa ricetta io ho voluto richiamare anche la nostra bandiera italiana. Io sono uno chef patriottico, quindi c'è sempre il richiamo alla mia terra, i miei valori, la mia storia, la mia Italia. Andremo ad aggiungere del basilico fresco. Noi ce lo coltiviamo con Franco qui perché. Ci piace al mattino prenderci il caffè e sentire il profumo delle nostre erbe aromatiche. Ci aggiungiamo del ghiaccio perché quando andremo a mixare la nostra spezia si surriscalderà. Surriscaldandosi cosa succede? Cambia colore. Allora noi dobbiamo ottenere sempre una salsa verde, limpida, bella, fluida. Ci aggiungiamo del ghiaccio, così il ghiaccio ci aiuta a stemperare il nostro composto. Procediamo semplicemente con un mini primer, un mixer immersione, come vedete è un mixer semplicissimo che si trova a casa, aggiungendo man mano fin quando ne richiede dell'olio extravergine di oliva. Qui voglio aprire una parentesi, un consiglio. Personalmente, per queste preparazioni delicate, vellutate, io utilizzo un olio monocultivar e utilizzo un leccino. Perché un leccino? Perché l'olio che ci dà il lecino è un olio con meno profumi accentuati, meno acidità oleiche, meno sentori molto vegetali. Quindi non è invasivo per le mie preparazioni, perché io ho il compito di valorizzare l'ingrediente che sto lavorando. Quindi in questo caso noi andremo a valorizzare il gusto e il sapore del basilico. Nel caso del pomodoro secco. Che andremo a fare successivamente a questa preparazione, noi andremo a valorizzare quello che è il pomodoro secco e non ad avere né olio in eccesso né viscosità quando si mangia un qualcosa e tantomeno andremo a diciamo eh, ottenere un composto che sarà intrinseco d'olio. Aggiungiamo nell'acqua, dell'acqua nel nostro composto se vediamo che il mixer fa fatica a incorporare, Franco, pigiamo un altro po', ci abbiamo aggiunto all'incirca un cucchiaio di acqua, non serve andare oltre. Una volta che il nostro composto è venuto per bene, omogeneo e ha incorporato tutto quanto, lo andremo a passare con un setaccio. Ok Franco? Bene, una volta ottenuto il nostro composto lo andremo a filtrare con un colino a maglia fina quindi e poco per volta, in questo modo qua, da avere una riduzione bella limpida senza nessun tipo di pezzetti intrusivari che potrebbero dar fastidio no, al palato quando. Il palato è predisposto ad assaggiare o a degustare una portata che sia una coccola, quindi cremosa, vellutata, setosa, magari incontrare un pezzetto o una cosa magari che va a contrasto, non è bello. Quindi noi con un piccolo gesto andiamo ad eliminare anche questo tipo di imprevisto che potrebbe tra virgolette succedere. Bene? Ora Franco, facciamo vedere la nostra restrizione come è venuta. Come vedete, abbiamo un colore verdino, limpida e, e vellutata. Questa nostra salsa verrà aggiunta a parte del nostro composto preparato precedentemente di ricotta e panna a creare questo spumoso che sarà inserito nel nostro cilindro di pasta vino. Ora procediamo. Con il pomodoro secco, Franco, prendiamo il pomodoro secco, lo mettiamo sì, in una bulla. Anche lì va bene se vuoi, Franco. Sì. Lo andiamo a pigiare per bene. Ci mettiamo comunque un filo d'olio e dei cucchiai di ghiaccio, come nella precedente preparazione, sì. andremo a mixare il tutto. Sì. Bene, con il pomodoro secco ci vorrà un po' più di tempo perché ha una consistenza diversa dal nostro basilico, però vi assicuro che il risultato ne vale veramente la pena. Procediamo così. Per chi a casa non avesse il mixer, avesse un blender o un frullatore o qualsiasi altro, o chi non ha proprio robot e ha un pestello, magari tramandato da generazioni, ancora più bello, c'è ancora più gusto. Quindi noi col pestello mettiamo i nostri ingredienti, andiamo a pigiare e lì realmente ci andiamo a godere che, quelle che sono le fasi della nostra ricetta. Amando comunque quello che noi stiamo facendo per gustare poi al meglio il nostro piatto. Quindi la cosa sudata è sempre più apprezzata, no? Dicevano i miei nonni, e non sbagliavano. Continuiamo ad aggiungere un filo d'olio. Sì. Come vedete, abbiamo raggiunto già una consistenza bella densa. Se dovesse servire ci andremo ad aggiungere anche in questo caso un cucchiaio di acqua naturale e ridurremo il nostro composto allo stato semiliquido. Franco ci aggiunge dell'acqua ghiacciata. Come piace a noi. Ok, abbiamo raggiunto il nostro impasto. Questo impasto a differenza dell'altro non va setacciato perché? perché il mixer riesce a trasformare il pomodoro secco in crema quindi non è necessario questo passaggio non ci distruggiamo non consumiamo energie quando non serve allora ottenuti i nostri impasti verrà diviso l'impasto iniziale in tre parti ad ogni una parte resterà nello stato attuale le altre due parti verranno incorporate, quello che è la restrizione di basilico e la restrizione di pomodoro secco. Quindi questi due mixer fatti in maniera molto molto semplice, come avete già visto, verranno incorporati alla nostra ricotta di capra. In questo modo è ovvio dove avete frullato il pomodoro secco, anche perché a casa non si hanno... Spazi come in una cucina professionale, quindi dobbiamo anche sintetizzare al meglio i passaggi. Franco infatti ha messo la nostra ricotta nella bowl dove aveva frullato il pomodoro secco. Ce ne aggiungiamo un altro po' a rendere proprio la nostra salsa rossa. Questi composti poi verranno messi in un sac-à-poche nel nostro caso per facilitare ovviamente. La farcia quindi del nostro cilindro, ma a casa, se non avete sac à poche, che all'ultimo minuto volete fare una ricetta, che avete della ricotta in frigorifero e non sapete cosa fare, la dovete consumare, la stemperate con un po' di panna, fate questa miscela, un po' di pasta al vino veloce veloce. Prendete il cucchiaino e comunque farcite il vostro cilindro. Non vi perdete d'animo, improvvisate. E vedrà che tutto andrà bene. Si, sì, Franco, va bene questa mousse. Quindi, come vi dicevo prima, il richiamo della nostra bandiera. Ora, come potete vedere, iniziate a capire quello che volevo spiegarvi prima sul patriottismo. Ora andremo ad aggiungere il nostro estratto al basilico. E ci siamo ricreati, in questo modo, i tre colori della bandiera italiana. E siamo andati dal basilico, dal fresco, al pomodoro secco. Abbiamo incontrato nel nostro percorso la Calabria, la Campania, la Puglia. Questa è una conserva tipica di questi territori. Alla ricotta di capra. Ricotta di capra è uno dei primi formaggi che i pastori facevano nel nostro entroterra molto molto buono a mio parere. Io lo utilizzo molto in cucina perché piace e tutto quello che piace a me cerco di darlo ai miei clienti. Stiamo ultimando ovviamente un consiglio molto importante. Aggiungete poco per volta l'estratto nella ricotta perché potreste se messo in quantità eccessiva innanzitutto cambiare la delicatezza del nostro composto, ma poi vi ritrovereste ad avere un composto molto liquido. Ma se anche questo dovesse succedere, non vi perdete d'animo, perché aggiungendo un po' di ricotta, magari mangerete qualche cilindro in più, però questo sacrificio si può fare. Bene, una volta fatto i nostri composti, procederemo con il riempire il nostro sacco a poche in questo modo Franco sta prendendo la nostra mousse. Sì. Ora lo stenderà per bene perché deve essere bello pulito. Ecco qui le nostre salse che abbiamo preparato. Quindi ricapitolando, al centro abbiamo uno spumoso di ricotta e panna fresca mantecata. Con quella stessa base abbiamo aggiunto dell'estratto di basilico è eh, creata la salsa verde al basilico, mentre per quanto riguarda quella rossa ci abbiamo aggiunto del pomodoro secco, questa conserva di pomodoro secco che abbiamo frullato sempre con un po' di ghiaccio, eh, un filo d'olio e un cucchiaio di acqua, perché è servito un cucchiaio di acqua, e abbiamo creato i nostri tre ripieni che ora verranno utilizzati per farcire il nostro cilindro. Procederemo ora con la stesura del nostro impasto e verrà infornato. Siamo giunti al nostro impasto, l'impasto ha raggiunto la sua lievitazione. Ora Franco sta procedendo a rimuovere un pezzetto del nostro impasto. Come vedete, vi avevo detto precedentemente che le rughe sarebbero scomparse. Voi potete vedere che il nostro impasto presenta un panetto molto molto liscio, quindi Procediamo con una classica stesura. Prendiamo il nostro mattarello, ci possiamo aiutare a casa se abbiamo, sapete, le macchinette che si fanno le cartellate nel periodo natalizio, possiamo utilizzare quello, o oh, chi ha delle sfogliatrici può utilizzare, chi non ce l'ha può usare il mattarello, non vi preoccupate. Quindi procediamo alla stesura, un consiglio quando si stende. Si parte dal centro e si va verso i lembi esterni, prima alla parte di sopra, poi alla parte di sotto, o viceversa. L'importante è non ruotare con il mattarello sull'impasto, perché per prima cosa potrebbe l'essenza di farina farvi, diciamo, inglobare di nuovo l'impasto su se stesso. Quindi si attorciglia, poi magari non viene bene, e poi l'impasto. Diventa nervoso perché rimpastandolo diventa nervoso. Se voi invece adottate questo consiglio che dal centro vi spostate prima sulla parte superiore, poi sulla parte inferiore. Vedete che questo tipo di problema non lo avrete. Procediamo ora a fare dei rettangoli che verranno poi successivamente predisposti intorno al nostro cannolo, alla nostra forma. Anche qui noi utilizziamo dei cannoli d'acciaio. Se non ce li avete, come le buone nonne ci insegnano, andate in una campagna, prendete una canna, fatevi tutte le misure che volete e potete fare i vostri cannoli tranquillamente. Ora prenderemo i nostri cannoli. Ci metteremo dell'olio extravergine intorno per evitare che si attacchi quando li andremo a sfilare. Esatto. Nella stesura, dimenticavo, dovete raggiungere come sottigliezza uno spessore che vi consentirà di avere una croccantezza quando andrete a mangiare questo cilindro. Come fate? Ovviamente mi direte di riconoscere il livello giusto di spessore. È semplice. Passate una mano sotto. Se la mano si intravede avete raggiunto il vostro livello di sottigliezza. Fin quando la mano non si intravede, dovete estendere un pochino di più. Col tempo ovviamente raggiungerete sempre risultati migliori. Eh? All'inizio forse qualcosa non andrà per il verso giusto, ma una cosa sarà certa, il gusto sarà comunque e sicuramente ottimo. La forma, col tempo, con la pratica, la si raggiunge. Quindi non vi demoralizzate al primo colpo perché coltivate la passione per il prodotto fatto in maniera artigianale, non andate nei supermercati a prendere le buste di già pronti cannoli perché quello è cartongesso, non è cannolo. Ci sono ovviamente aziende che lavorano un prodotto semi-artigianale che è valido, però il gusto quando arriva il proprio marito da lavoro o il figlio da scuola, di dire oggi vi ho preparato qualcosa, secondo me, non è da sottovalutare. Ovviamente impegni lavorativi permettendo. Detto questa piccola parentesi qui qua qua. Prendiamo i nostri cannoli e li andremo ad infornare in forno statico a una temperatura di 180 gradi per circa 7-8 minuti Franco. È andato a prendere i cannoli dal nostro forno. Ora ci accingeremo pian piano ovviamente a sfilarli dall'apposito contenitore. Vedete l'olio che abbiamo messo serve proprio a far scivolare con più facilità e a sfilare il nostro cilindro o cannolo lo potete chiamare come meglio credete. Abbiamo ottenuto i nostri tre cannoli che andremo a farcire ovviamente. Noi ora procederemo già con la farcia. A casa qualche secondo facciamoli raffreddare in maniera tale che le salse non sleghino, non subiscano shock di temperatura, che tutto vada nel verso giusto. Quindi Franco, prendiamo, ci prepariamo per l'impiattamento. A noi piace servirlo in maniera rustica, quindi su una tavoletta nera. Voi se non avete una tavoletta potete prendere o un tagliere o sa, un piatto in ceramica pugliese o qualcosa di terracotta, divertitevi come volete o addirittura una spatola di fico d'India, perché no, concava, la pulite, la lavate per bene, fatevi prendere dalla fantasia, fatevi guidare dall'istinto, dalle emozioni, non abbiate paura di osare in cucina, rischiarne la vita a volte porta anche bene. Quindi ora prepariamo la nostra tavoletta, come vedete Franco sta mettendo del pomodoro secco sopra, questo non fa parte solo della decorazione, ora vi dico anche un trucchetto, servirà a saldare i nostri cilindri alla base ed evitare che nel trasporto potessero insomma, cadere o quant'altro. In più ci dà anche un effetto cromato al nostro piatto. Una volta preparato la nostra tavoletta, andremo a farcire i nostri cilindri. Quindi con un sac a poche, vedete la facilità che vi parlavo all'inizio con quel sac a poche, sì? ed è uno. Poi cambiamo farcia ricotta e panna uh -huh. E due. A concludere ricotta e pomodoro secco in questo modo sì. ok andremo a decorare alla fine il nostro piatto perché anche l'occhio vuole la sua parte anche l'occhio quindi prima ricordiamoci di preparare un cibo gustoso e sano poi ricordiamoci di impiattare in maniera corretta e tre andremo a decorare il nostro piatto. In questo caso la nostra decorazione sarà del basilico fritto per quanto riguarda la salsa verde, della mollica di pane disidratata per quanto riguarda il cannolo di ricotta e a finire nel caso del pomodoro secco ci andremo ad aggiungere una buccia di pomodoro che è stata sbollentata e poi essiccata in forno a 80 ⁇ gradi per circa diciamo dalle 3 alle 4 ore. Ovviamente a casa vi potete sbizzarrire come volete, non avete la buccia disidratata, ci mettete un pomodorino, non avete pomodorino, ci mettete del finocchietto, potete giocare con i colori, potete fare quello che volete, divertitevi, in cucina vi dovete divertire. Questo è il nostro aperitivo di benvenuto. Ricapitolando, abbiamo dei cilindri di pasta vino con tre spumosi di ricotta all'interno. Uno ricotta e panna, uno ricotta e basilico con restrizione di basilico e l'altra ricotta con restrizione di pomodoro secco. Viva l'Italia! E ricordate, una cucina senza saperi è una cucina senza sapori. Tchau.